Io sono qui per ascoltare, capire, approfondire rispetto al lavoro di un'associazione Asimmetrie che da anni sta seguendo la crisi europea, al lavoro di Alberto Bagnai. Si può non essere d'accordo naturalmente con le conseguenze che qui si tirano rispetto all'ipotesi di una uscita dall'euro, ma che questa sia la questione centrale per il futuro del paese, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della qualità della nostra democrazia e della possibilità del Paese di riprendere in mano il proprio destino, beh, questo ormai mi pare abbastanza acquisito. Quindi è un tema che sicuramente deve entrare ancora di più al centro del dibattito politico e credo che le domande che questa associazione da anni pone siano ineludibili per tutto il dibattito politico. E l'Italia può farcela? Io credo di sì. Io credo che avendo fiducia nella sua società, nella forza anche dei suoi poteri democratici, questo paese può trovare la propria strada, può riprendere in mano il proprio destino. E non è detto che per farcela noi dobbiamo continuare a soggiacere a un vincolo esterno e a ricette sbagliate che stanno aggravando la crisi. Poi non so quale sbocco questo avrà rispetto alla vicenda dell'euro, ma è del tutto evidente che se noi non ristabiliamo un principio di sovranità popolare, non torniamo ad avere fiducia nella forza e nella vitalità della nostra democrazia e della possibilità attraverso la democrazia di prendere le decisioni giuste per il nostro paese, questo paese non si rimetterà in cammino, non saranno i vincoli europei, non sarà la burocrazia di Bruxelles, non sarà un sovrano paternalista fuori da noi che ci tirerà fuori da questa crisi. Bagnai è un economista di valore che ha scritto dei libri di primissimo livello dal punto di vista scientifico, poi si può non essere d'accordo naturalmente con le conseguenze che lui tira dai suoi lavori, ma le cose che scrive, le analisi che ha fatto, le ha fatte tra l'altro anche in anticipo rispetto ad altro, sicuramente sono motivo di riflessione. Io credo che chi vuole oggi confrontarsi con i problemi del paese le debba queste cose conoscere e studiare, altrimenti si rischia di ripetere in maniera pappagallesca e inconsapevole vecchie ricette sbagliate che rischiano di continuare ad aggravare la crisi.